Questo è un graffio sulla scapola destra. Forse è fatto a botte con qualcuno. O del sesso. È strano, no? Fare l'amore con uno e ritrovarselo morto il giorno dopo. Se poi sei l'ispettore che indaga su quel caso, è una bella sfiga. Lei è andata a letto con il nostro morto? In quel momento era più in forma. Abitava qui nella villa. Sulla scena non c'era né sangue né il bossolo, quindi è stato ucciso da un'altra parte e poi spostato lì. Non è morto finché racchiudiamo il caso. Chi c'era con lui? Ogni cosa che facciamo ha delle conseguenze sugli altri. Per questo preferisco stare sola. Sicura, Petra? Sono un investigatore. È arrivato Poirot. È stato più facile indossare questi personaggi perché li conoscevamo già, quindi ci siamo ritrovati in un secondo. È come quando hai un vecchio amico con cui non ti senti per un po' di tempo, ma sai che se quell'amicizia era profonda, no? Era talmente profonda che infatti poi bastano due parole per riprendere quella confidenza. Ed è stato così sia tra me e Andrea, sia penso, tra noi due i nostri rispettivi personaggi. Assolutamente è stato un incontro, ma proprio ne ho la percezione, quando ci siamo incontrati la prima volta per la prima scena, e siamo entrati, abbiamo cominciato a dire le prime battute e i personaggi erano già là, subito. Paola, Petra comincia, nella prima puntata dice a un certo punto sono perfettamente a mio agio nell'infelicità, dice all'inizio, no? Però poi non sarà così, io purtroppo non posso spoilerare, quindi lascio a te questo ingrato compito. Cosa si può dire dal punto di vista proprio di Petra? Lei come personaggio già creato dalla penna di Alicia Jiménez Bartlett è una donna che è granitica e che ha deciso per amore della propria libertà di rinunciare però a tutte le convenzioni e le costrizioni che poi sono nei rapporti convenzionali, amorosi. E quindi questo crea delle difficoltà. Lui le dice che questo può creare infelicità e lei, ma lo fa per, come si dice, per reazione, asserisce che è a suo agio nell'infelicità. In realtà è infelice perché il suo amore ideale è lui, il suo amore ideale, ma non parlo di una relazione amorosa propriamente detta o convenzionale o canonica, è il suo compagno di vita ed è quello che a lei piace, non vuole le complicazioni di un rapporto amoroso romantico, vuole una persona a cui vuole bene, ce l'ha già. E lui si sta allontanando in questo momento perché ha trovato anche lui, insomma, ha trovato prima, su consiglio di Petra, tra l'altro. Esatto, ironia della sorte. Ironia della sorte, ha trovato una nuova compagna, però lo allontana da lei. Quindi lei è combattuta dalla felicità per una persona cara, a cui vuole sinceramente bene, e però un po' di delusione perché la solitudine aumenta. Infatti Andrea, il tuo vice ispettore fa un po' questa cosa, no? Cioè nel senso, sembrava quasi lui convincere Petra a migliorare, ad uscire un pochettino, e invece poi si ritrova che è quasi nella stessa situazione e arrivano appunto questi nuovi personaggi che un po' cambiano le carte in tavola. Certo che sì, c'è proprio, noi diciamo prima, supera inaspettatamente Petra in questa gara, perché è una specie di gara diventa. Sì. E si lancia verso l'amore, verso addirittura il punto di pensare al matrimonio, però facendo questo mette in squilibrio, in forte squilibrio, il rapporto che ha con Petra, involontariamente aumentandone l'infelicità, diciamo, in una cosa. E lei ovviamente deve cercare di compensare questa cosa, di trovare una soluzione a questa cosa. Ed è molto forte perché dà una dinamica nuova a un rapporto che era divertente, interessante, ma che aveva raggiunto un suo equilibrio. Tutto questo mentre sono impegnati in casi da risolvere. Sì. Perché ci sono anche i casi da risolvere. Non dimentichiamo che è importante. I cadaveri. Ultima battuta velocissima su Genova, che è la terza grande protagonista di questa serie, se vogliamo. Si trovano sempre scorci nuovi, questa città sembra infinita, cioè in queste quattro nuove puntate si vedono tantissimi posti meravigliosi. Vabbè, è stata un po' sottovalutata, secondo me, cioè non è stata sfruttata poco a livello cinematografico. Secondo me è stata sfruttata poco, devo dire che dopo il primo Petra, forse anche grazie al primo Petra, si sono moltiplicate le produzioni girate a Genova, non so se dopo Petra magari era già stato stabilito che si facesse, però devo dire che veramente è piena di paesaggi diversi, di tanti scorci diversi. Noi giriamo molto di notte, tra l'altro, perché le settimane a Genova sono state girate solamente di notte, insomma, a sostenere la parte crime.
ed è pieno di posti sempre sorprendenti, sempre nuovi. Una città meravigliosa, e, insomma, che però adesso sta emergendo anche dal punto di vista filmico, come merita. Quando si arriva alla seconda parte, c'è una prima che o è andata bene o è andata male, però se è andata male la seconda proprio non c'è. Allora il fatto già di essere qui vuol dire che la prima ha funzionato, e l'approccio è quello di cercare di far funzionare anche la seconda e di far tesoro di quello che è stato il primo momento, la prima stagione. Abbiamo cercato di lavorare nella stessa direzione, però mantenendo quindi, diciamo, delle caratteristiche che erano state accolte e che erano piaciute di Petra, portando però anche delle novità. Cioè si cerca, come dire, di mantenere il pubblico ed essere quindi fedeli a una cosa che tu hai mostrato e che è piaciuta, ma allo stesso tempo anche si cerca di creare un mondo e un universo fatto anche di personaggi nuovi, ovviamente di nuove storie legate appunto ai gialli che devono risolvere. Insomma, hai una base solida su cui lavorare, quindi è più difficile, è più complesso da un certo punto di vista, però da altri è anche più semplice. Nella seconda stagione entreranno dei nuovi personaggi, perché diciamo che la linea orizzontale di Petra, che è in verità delle storie che si aprono e si chiudono in ogni episodio, e sono 4 episodi anche questa stagione, nella nuova entrano dei nuovi personaggi e della vita privata soprattutto dei nostri protagonisti. Ho avuto la possibilità, la fortuna di lavorare con 3 attori meravigliosi, che sono Manuela Mandracchia, Sergio Romano e Francesco Colella, e non svelerò chi va con chi, però avete capito che ha a che fare con la vita sentimentale di Andrea e di Petra. E poi le novità sono proprio appunto i casi, quindi anche i personaggi dei casi cambieranno, ogni caso ha una storia, ha un delitto, ha dei colpevoli, ha delle cose da scoprire.